Ciao a tutti e benvenuti. Jason Statham in Susan Cooper con Melissa McCarthy? Lo saprete dopo il video. Verrebbe totalmente sicuro? Come faccio a saperlo? È quello che sta succedendo in questo momento in qualunque paese del globo, a parte questo. È fantastico vedere delle macchine americane che aiutano a portare la pace nel mondo. E allora ditemi, perché non possiamo usare queste macchine qui in casa nostra? Per quale ragione l'America è così robofobica? Diamo agli americani un prodotto che possano amare, in cui possano credere. Non possiamo mandare in giro una macchina. Niente macchine. Vogliono un prodotto con una coscienza. Qualcosa che sappia che cosa si prova a essere umani. Dai un bacio a mamma. Buonanotte, amore. Sei lento, piccolo. Mettiamo un uomo dentro una macchina. E ora lo sveglieremo. Rendiamolo più tattico. Nero è meglio. Controllo di qualità è M208 contro uomo di latta. Wow. Ci farà fare un bel po' di soldi. Arriva! Giochiamo a sbirro buono o sbirro cattivo? Io sono il cattivo e tu Robocop. Sta annullando quello che gli abbiamo fatto. Abbattetelo! Grazie per la collaborazione. Una vera star action accanto a Melissa McCarthy nella prossima commedia che rappresenterà la terza collaborazione tra l'attrice e il regista Paul Feig. Accanto alla McCarthy, nel film che si intitola Susan Cooper, potrebbe esserci anche Jason Statham, che è attualmente in trattative con la produzione. Feig ha firmato la sceneggiatura del film, che è stato annunciato dopo il grande successo al box office di Corpi da reato, e ha chiarito che non si tratterà di una spoof comedy, ma di una spy story tutta da ridere. Dopo Redemption, Identità nascoste, che è uscito il mese scorso nelle nostre sale, Statham sarà nel film Parker, in uscita a gennaio negli States, ed è atteso anche nel cast di I Mercenari 3, The Expendables. Per oggi è tutto, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale per restare sempre aggiornati sugli ultimi trailer in uscita. Ciao, alla prossima!